Addio a Michela Murgia. L'Italia intera in lutto. Il panorama letterario italiano è in lutto. Si è spenta nella capitale, a soli 51 anni, Michela Murgia, autrice e simbolo del movimento femminista in Italia, a causa di un carcinoma renale. Era il 2014, quando in piena campagna elettorale sarda, dove aspirava al ruolo di presidente, le venne diagnosticato un tumore, dal quale, per un periodo, era riuscita a guarire. La Murgia non era solo una scrittrice, ma un pilastro dell'intellettualismo italiano. Un'icona che con la sua letteratura d'intervento, come lei stessa la definiva, ha influenzato profondamente il dibattito pubblico. Attraverso i suoi scritti e la sua presenza attiva sui social media, ha catalizzato l'attenzione su temi fondamentali, quali l'emancipazione femminile, l'immigrazione e i diritti delle persone e delle famiglie arcobaleno. Ma chi era Michela Murgia prima di emergere come autrice? Una donna poliedrica, che ha attraversato diverse strade professionali, prima di consolidare il suo nome nel mondo letterario. Laureata all'Istituto Tecnico Commerciale, Murgia ha indossato molteplici cappelli nel corso della sua carriera. Dai primi passi come insegnante di religione, alla vendita di multiproprietà, fino a posizioni come operatrice fiscale e dirigente amministrativa. E ancora, le notti passate come portiera notturna e le collaborazioni come conduttrice, editorialista e consulente social. Con la sua scomparsa, l'Italia perde una delle voci più autentiche e incisive del panorama culturale contemporaneo. Facciamo le nostre più sentite condoglianze a parenti, amici e familiari di Michela Murgia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.